Ciao a tutti e bentornati da Karim in un nuovo video di Poppy Playtime. Oggi Oppy Hopscotch comprerà una casa? Stiamo a vedere che cosa succederà, forse metterà su anche famiglia. Abbiamo già visto la famiglia di Dogday, la famiglia di Catnip e quella di Crafticorn. Se vi siete persi i video, dopo andateli a cercare sul mio canale YouTube. E Oppy ha appena spiaccicato la torta di Piggy Piggy. Sembra fregarsene totalmente di questa cosa, ma povero Piggy Piggy, lasciate dei cuori rosa nei commenti per lui. Che schifo, se l'è mangiata anche tutta sporca di terra. Non gli ha importato, beh, d'altronde lui è un maiale. Non mi dite che spacca il quadro di Crafticorn. Sta distruggendo tutto. Il mio disegno rovinato. Oppy, devi stare un po' più attenta. Scusa, colpa mia, Crafticorn. Continua la sua corsa folle con la sua palla. E questa volta chi colpirà? Oh no! C'è Bubba con le formichine! Sono uscite! Oppy, you could have killed Buster Beetle or Amanda. Avresti potuto ucciderle, poverine. Ma come fai a essere così disattenta? Stai attenta, Oppy. Sei l'unica che non sta attenta agli altri, ecco. Dovresti capire come ci sentiamo. Ha detto, potremmo giocare insieme. Tutti insieme a calcio. Così non vi distruggerei nulla. Stiamo giocando insieme, ma a quanto pare nessuno vuole giocare a calcio. Ognuno vuole fare le sue attività. Mangiare, disegnare, allevare animali. Oppy non vuole più stare in questo posto. Vuole andarsene dalla Poppy Playtime. C'è un opuscolo con scritto la miglior casa. I prezzi sono molto alti, questa costa un miliardo di dollari. Ha detto è perfetta per me. Il prezzo è lievemente fuori mano, eh? Ha detto io ho un sacco di trofei d'oro. Se li vendo tutti posso comprarmi una casa. Vediamo se accettano. Tieni, queste sono le chiavi della casa. Tutto quell'oro ha fatto gola a chissimissi. Sono sola, finalmente posso fare tutto quello che mi pare. E voi vorreste andare a vivere da soli e fare tutto quello che volete? Oppure preferite vivere insieme a qualcun altro? È talmente sola che l'eco, con scritto sola, 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 stava vagando nell'aria. Vediamo se Oppy adesso si può allenare in santa pace. Sta giocando contro se stessa. Fa il portiere, fa l'attaccante e fa anche il difensore. È abbastanza stanca. Fare tutte le parti in un campo da calcio non è così facile. Vuole farsi il suo team personale. Stiamo a vedere, forse si va a creare dei compagni. Farà anche dei figli e una moglie o solo degli amici? Stiamo a vedere. Non sembra funzionare tanto bene, vero? È rotta? Non entrare, Oppy, potrebbe essere pericoloso. Ma la macchina si è attivata e lei ci è finita dentro. Me lo sentivo. Oh mio Dio. Ora sembra una coniglietta adulta. Il suo corpo è molto più grande. E aspettate, è stato sfornato anche un Oppy maschio. E chi sei tu, carina? Io? Bella? Sì, ho fatto un makeover.
think I do. Vuoi far parte del mio team? E lui ha detto sì per tutta la vita. Ha trovato marito, ragazzi. E forse anche un figlio, stiamo a vedere. Due. That was a crazy ride. Uno ha la palla da rugby al collo e la femmina da calcio. Are you two like my kids? I think we are now. Il marito invece ha un fischietto al collo. Ha detto bene, vi piacciono gli sport? Mi sa che adesso, avendo un team bello forte di coniglietti super atletici come lei, potrà giocare tutti i giochi che vuole e divertirsi insieme a loro. Beh, sembrano proprio avere stoffa questi, eh? Wow, you can really kick! Maybe we should call you Kicks! That's my new name, Delverto! L'ha chiamata Kicks, è il suo nuovo nome perché dà dei calci potentissimi. Kicks vuol dire proprio calcio, infatti. Kicks, calci. Beh, non è tanto forte lui, però sembra molto veloce. Look at you! You're so fast! You're like supersonic speed! Maybe we should call you Dash! Dash! L'ha chiamato Dash perché è super veloce, ha un supersonic speed. Una corsa supersonica. E adesso tocca alla mamma. È stata strikeata! È stata fortuna, ha detto. Questa volta ce l'ha fatta, ma suo figlio è troppo veloce e lei ha perso. I like this one. We're totally kicking mom's butt. Yeah, not our fault we're super athletes. Hey! Sono forse un po' troppo super atletici questi figli, eh? Wow, I guess I did ask for the perfect team. Hey, wait for me! Lei aveva chiesto di avere un team perfetto e a quanto pare ce l'ha. Cambiano sport e adesso giocano a rugby. Voi fatemi sapere nei commenti che sport fate e se non fate sport ditemi il vostro sport preferito. Non è abituata alle sue nuove gambe lunghe e piedi giganti, quindi è caduta a terra, poverina, e è stata battuta di nuovo dai suoi figli. Facciamo un altro gioco e questa volta vincerò io. La stanno anche un po' prendendo in giro, dicendole che forse lei non è alla loro altezza. Questa volta si gioca a calcio, è il suo sport preferito, quindi dovrebbe vincere, no? Ma eccolo, il figlio velocissimo, Dash! Gli ha rubato la palla in un secondo e adesso abbiamo Kick, che fa i super calci, farà un super gol. Ma Hoppy ha corso veramente veloce e ha ripreso la sua palla. Stiamo a vedere. È pronto. L'ha parata. Ha perso anche il terzo sport. Mi sa che c'è rimasta male. Come on, Hoppy. You're supposed to be the best at this. Hoppy, forza. Sei nata per fare questo. Want me to go easy on you, honey? Seems like you need it. La stanno prendendo in giro di nuovo. Non credo che sarà felice, Hoppy. Le risate di tutti e tre le risuonano nella testa. E lei è super carica. L'ha colpito in faccia. Mom, Dad, you're totally benched, Mom. It was an accident. È un incidente, non sono cattiva, non l'ho fatto apposta. Non sei una buona mamma, eh? Non va bene così. Povera Hoppy. She seems really upset. You think? I didn't realize how much this game meant to her. Kids, it's not just the game. I think we've all learned a lesson today. We need to go. Ha detto credo che oggi non sia stato solo un gioco, ma oggi abbiamo imparato una lezione. A volte anche se siamo molto bravi negli sport, se siamo con qualcuno che non è bravo quanto noi, non dobbiamo dare il massimo, magari adeguarci a qualcun altro e giocare insieme, divertirsi senza fare del male. Oh, la mamma più brava e buona del mondo, le hanno dato un premio come miglior mamma.
Meno male, alla fine tutto è bene quel che finisce bene, no? Ma adesso passiamo alla seconda storia e questa volta c'è Catnip. È in mezzo all'oceano, con una barca piccolissima, ma che cosa gli è successo? Andiamo a scoprirlo. Prendimi pure, onda! Uno tsunami è caduto su di lui e è finito sull'isola di Hoppy? Quello sembrava proprio la faccia di Hoppy. Fatemi sapere nei commenti se anche voi l'avete vista. Mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e... andiamo a vedere che cosa farà su quest'isola, forse deserta? Non è Hoppy! È l'isola di Dogday, allora! Avevo visto male! Chissà se qualcuno mi ha corretto nei commenti. Speriamo di sì. Ci sono un sacco di zanzare, lo sapete. Se non si mette il disinfestante... basta un po' d'acqua e le zanzare prosperano. Soprattutto dove ci sono tante piante. Ci sono un sacco di piccoli Dogday. Ma forse non sono il Dogday che conosce lui. È pronto ad andarsene? Ha detto me ne vado, tranquilli. Ma questi sembrano volerlo attaccare. Sono degli indigeni di quest'isola. Che cosa hanno queste persone di... così sbagliato? Che cosa ha fatto? Uccidete il gatto. Oh mio Dio. Stava guardando dietro invece che davanti. Beh, lo sapete, i gatti sono bravi ad arrampicarsi, quindi mi nasconderò sull'albero. Lasciatemi in pace, per favore. Oh mio Dio. Ha preso una bella botta. Tu, gatto. L'hanno... oh mio Dio, pensavo l'avessero fatto fuori, invece l'hanno solo legato. Dove mi state portando? Thank you, my loyal brother. I hope you enjoyed. Grazie, fratello. Or it will be your last. Who are you? What is this place? Chi sei tu e che cos'è questo posto? You came here to destroy us. No, I didn't. Gatto, tu sei venuto qua per distruggerci? No, sono un naufrago, sono caduto su quest'isola per sbaglio. Ovviamente questo strano Dogday non gli crede. Such a foolish question. Know you not of the great feline? I've never heard of it. Aren't you lucky? The great feline is our arch nemesis. Ha detto, tu sei la nostra più grande nemesi. Vuoi dire che sei un semplice gatto che non sei venuto qua per farci fuori tutti? Racconta una vecchia storia, ma mi sa che questo gatto di cui lui sta narrando non è lo stesso Catnip che conosciamo noi. Forse era il mostro dell'isola, stiamo a vedere. Sono un po' spaventata, eh? Eccolo, ha dei denti enormi, più che un gatto mi sembra... un leone dei denti a sciabola, una tigre dei denti a sciabola, un qualche animale preistorico strano. Si è divorato i piccoli Dogday? Ho visto bene? Tutte le notti veniva, pronto per divorarci. We must hide. It is a cat eat dog world. That's terrifying, but I'm not the great. Oddio, è terrificante, ma quel gatto non sono io, io non c'entro niente con lui. Non ti credo, ho detto. Provalo. Vediamo, la luna piena è sorta, è una specie di gatto mannaro, ragazzi. Eccolo, questa è la prova che non era Catnip, è arrivato. Anche se Catnip era lì e legato, è dietro di lui ed è enorme. Oh mio Dio, è reale! Sì, lo è. Ciao piccolino, bel gattino. Ha lasciato Catnip in pace dopo averlo annusato. Probabilmente si è accorto che era un gatto. Forse posso aiutarvi a sopravvivere se mi slegate. A una condizione. Mi sa che vogliono fargli fare delle prove. Fargli superare delle prove per avere la sua fiducia. Vediamo. Let us see. Light it up.
La prova del fuoco. Sembra pericolosa. Quelli sono carboni ardenti. Forse deve camminarci sopra abbastanza veloce da non bruciarsi i piedi. Mi sa che se li ha bruciati tutti. Ben fatto, gatto. Seconda prova? Prova dell'acqua? Si deve tuffare da un'altura. Molto alta questa altura. Si è tuffato a bomba. E voi sapete fare qualche tuffo al mare? Se conoscete dei tuffi, scriveteli nei commenti e ditemi quale tuffo sapete fare meglio tra tutti quelli esistenti. La Siuski, il tuffo a bomba, quello del pino, quello di testa, quello candela. Insomma, c'è un sacco di tuffi. E adesso deve mangiare questo verme schifoso? Voi lo avreste mangiato? Per sopravvivere, Catnip fa questo e altro. Molto bene. Sembra che questo Dog Day alternativo sia soddisfatto. Congratulazione, hai passato le prove. Ha detto di andare nella giungla? Forse doveva trovare, cercare qualcosa nella giungla, ma Catnip ha deciso di fuggire. Hai fallito il tuo ultimo test perché hai provato a fuggire. Noi ti abbiamo dato fuoco alla barca nel frattempo. Hai provato a scappare e verrai punito. Ma povero Catnip, lo vogliono bruciare vivo come le streghe nel 500. Ma è una cosa orrenda. Se la farà a liberarsi, forse il gattone lo va a salvare? Scopriamolo insieme. Sento i suoi passi, quelli sono i suoi piedi. Ritiratevi, ritirata! Per favore non farmi fuori, per favore! L'ho liberato! Che carino, era dalla sua parte. Forse perché era un gatto come lui. Mi sa che Catnip vuole comunque aiutare i Dog Day, anche se sono stati cattivi con lui. Ma poverino, il gattone ti aveva salvato e tu lo vuoi far fuori. He could have just run off. Perhaps he isn't like other cats. Hops! Perché un gatto sta combattendo contro altri gatti per proteggere noi? Sono pronti ad aiutarlo. Non voglio ucciderti, ma devi prometterci che non darai più noia a questi cani. Ancora. L'ha lanciato, tipo il Team Rocket alla fine dei Pokémon. Ci hai salvato! Alleluia, per Catnip, lunga vita a te! Gli hanno ricostruito la barca e gli hanno fatto riprendere il largo. Beh, se queste storie vi sono piaciute, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!